Nuova giornata di scontri in Valsusa durante il corteo No TAV. Tentato l'assalto al cantiere, da 6 ore bloccata l'autostrada. Feriti tra le forze dell'ordine e dimostranti. E buonasera dal telegiornale del Piemonte. In primo piano le manifestazioni No TAV in Valle Susa. È stata una giornata carica di tensione, incominciata questa mattina con 3 cortei. Tutto è filato via liscio, poi verso le 13 la decisione di occupare l'autostrada, l'assalto al cantiere di Chiomonte, gli scontri con le forze dell'ordine. State vedendo alcuni di questi momenti nelle immagini girate dalla polizia, i lacrimogeni, i feriti sia tra i manifestanti che tra gli agenti. E non è finita, perché i No TAV hanno deciso di passare la notte sull'autostrada. E noi per gli ultimi aggiornamenti andiamo subito in diretta a Susa, dove c'è Beppe Rovera. Beh, siete collegati con Giaglione, che è uno dei luoghi che è stato teatro di questa giornata. Hai detto bene, Luca, perché insomma è stata una giornata di tensione, caratterizzata adesso da questa serata in cui si contano da una parte i feriti, 6 sarebbero da parte dei dimostranti, tra cui un ragazzo di 16 anni, finiti in almeno 2 al CTO, e è anche uno scambio praticamente di polemiche, perché che vede da una parte i dimostranti che accusano le forze dell'ordine di aver lanciato lacrimogeni, insomma idranti ad altezza d'uomo, dall'altra parte le forze dell'ordine che dicono: guardate che i dimostranti hanno fatto delle azioni di guerriglia vere e proprie, andando a invadere, cercando di recidere le reti del cantiere, il cantiere, diciamo, quello che è preparatorio al traforo della Torino-Lione, insomma. Eppure, dicevate bene da studio, questa giornata era partita all'insegna, diciamo così, della festa quasi, insomma, quei bambini che aprivano con lo striscione la Valsusa e dei valsusini, e seguite da migliaia di persone, insomma. Poi tutto si è un po' diciamo degenerato nel pomeriggio, quando si è prima occupata l'autostrada, e contemporaneamente dalle 2 valli laterali sono saliti da Chiomonte e da Giaglione verso la base della, diciamo così, il cuore del cantiere, col tentativo appunto di assalire. E qui sono stati nella confusione appunto questi parapiglia molto, molto violenti, insomma, anche. Allora, seguiamo il racconto, se volete, che ha preparato Milena Boccadoro di questa giornata appunto dai 2 aspetti. Prego. Noi vogliamo difendere il nostro futuro, il futuro dei nostri bambini, e per questo che il gruppo delle famiglie No TAV è qua. Ed è in prima linea! Hanno cominciato a sparare lacrimogeni, neanche fossimo a Kabul. Vieni via, vieni via! No, ma siete pazzi! E dalle barricate, e dai fessini lotteremo, gridando sarà dura, Valsusa salveremo. Certo, è stato un momento diverso qui, un momento di aggregazione, di divertimento, tra virgolette, però è un momento molto importante anche qua, perché abbiamo bloccato l'arteria autostradale e quindi abbiamo aiutato anche quelli che erano lassù a gestirsi il loro territorio in modo diverso. Avete sentito che sono stati dei feriti anche, insomma, oggi è una manifestazione diversa da quella di ottobre. No, è sempre uguale, siamo sempre allo stesso piano, stiamo sempre cercando di tenere la valle sotto il nostro dominio. Questa opera è stata detta da tutti che è inutile, allora se parliamo di economia, questa è inutile, almeno mettiamoci intorno a un tavolo e ripensiamoci, no? Il problema è che viene fatto sempre il punto sulla giornata e sull'ordine pubblico. Nessuno dice mai perché questa gente che si è documentata da 20 anni e conosce a menadito i dati si oppone. Ecco le 2 facce, diciamo, di questa giornata: da una parte si ragiona, si fa festa, dall'altra parte insomma la tensione. La notte è calata, l'autostrada per il momento, secondo quello che ci dicono, è rimasta bloccata. Alcuni dimostranti sono tedersi a farci vedere le fotografie, che la loro casetta della Maddalena è stata devastata, e naturalmente riesplode la polemica tra forze dell'ordine e dimostranti. Insomma, una giornata di tensione che speriamo la notte possa portare qualche buon consiglio. Per il momento questa è la cronaca, e con questo vi restituiamo la linea.
Grazie a Beppe Rovera, numerose le reazioni del mondo politico all'ennesima giornata di violenza in Valle di Susa. Il presidente della regione Piemonte, Roberto Cota, afferma: ora basta, ci vuole serietà, l'opera aiuta a superare le difficoltà economiche della valle. Per il sindaco di Torino, Piero Fassino, il movimento No TAV è stato ormai sequestrato da gruppi minoritari che fanno della violenza il loro unico obiettivo. E poi vediamo le dichiarazioni dei partiti. Per il centrodestra, Mario Carossa e Fabrizio Ricca della Lega Nord affermano che le manifestazioni No TAV sono solo un pretesto per arrivare allo scontro e attaccano Sinistra, Ecologia e Libertà che ha partecipato alla protesta. Agostino Ghiglia del PDL chiede il pugno di ferro contro i violenti e Osvaldo Napoli parla di atteggiamenti delinquenziali di chi protesta. Nel centro-sinistra Stefano Esposito e Giorgio Merlo del PD sottolineano che l'unica differenza con gli scontri dei mesi scorsi e la forte diminuzione della partecipazione popolare. Per Silvio Viale dei Radicali siamo di fronte al solito film già visto. Tutti chiedono a SEL, Sinistra, Ecologia e Libertà, che ha appoggiato la manifestazione di oggi, di chiarire la sua posizione nelle sedi politiche e nelle istituzioni. È in dissenso dall'appoggio di SEL al corteo Luca Robotti e altri esponenti del partito. Infine Paolo Ferrero, controcorrente di Rifondazione Comunista, ritiene giusta la protesta perché l'opera è inutile.